Ciao a tutti, oggi farò vedere come costruisco questa tipologia di streamer, jig streamer. La particolarità è che ha questa paddle tail, codina, che durante le trazioni, la sua particolare forma la farà sbandare e renderà molto più attirante il nostro streamerino. Stima che si può fare sia da trota che da luccio, in questo caso è un jig, si può fare in vari materiali, varie colorazioni. Un altro materiale. Questo qui sempre nero, un argento, l'altro color oro. Ho già preparato il piombo montato, ricoperto da collo V, mantonato in questo caso un marrone e un brown scuro, ricoperto da OV, abbiamo messo gli occhietti sulla tipologia, ne abbiamo 7. Questi che si illuminano con la luce UV. Ora passiamo al montaggio. Partiremo col montare la tail. Come base utilizziamo un filo di montaggio che è il Power 3 a 150 denari della Techstream e andremo a ricoprire il gambo dal lamo. La colla farà più presa ovviamente. Ora prenderemo la nostra codina e la andremo a posizionare e fissare sul gambo del ramo. Facciamo i primi giri abbastanza morbidi e aperti, così poi da poter regolare la nostra codina che sia in asse con il gambo, seguendo appena appena una leggera curvatura all'insù, come il gambo del lamo praticamente. Ok, una volta posizionata bene, la fissiamo con dei giri più serrati. Come vedete, ho messo il solito gommino, uno per far sì che non si taglino i fili quando ci si prende dentro la punta, due per salvaguardare le dita durante il montaggio. Chiusura e passiamo al Power 3 a 100 denari per il montaggio dei vari materiali. Una maggior sicurezza mettiamo un po' di colla, così da dare un ulteriore rinforzo alla codina. E ricopriamo portandoci verso la curvatura del lamo. Ora utilizzeremo del backtail. Prendiamo una porzione di backtail non troppo abbondante, anche perché ci servirà come base. La andremo a pulire dal sottopelo. Se ci sono dei peli troppo lunghi che avanzano fuori, o li togliamo o comunque li andremo a pareggiare a mano. Per comodità ci giriamo, posiziono il backtail, due o tre giri morbidi, controllo che si sia ben equidistribuito su tutto il gambo del lamo e vado a tirare in maniera più decisa per bloccarlo. Come vedete, la distanza del backtail rispetto al lamo è abbastanza corto, in quanto non vorrei che poi durante il nuoto il backtail vada a comprimere troppo sulla coda e vada a frenare il suo movimento. Pertanto,
aperto, battei come abbiamo visto, poco materiale e non troppo avanti. Ora andremo a tagliare le eccedenze. E andremo ad aggiungere il crafur, un po' di crafur. Per comodità io me le preparo già su questo attrezzo, in modo che ho già le porzioni fatte per velocizzare un po' il lavoro. Poco materiale anche qui. Vado a distribuire su tutto il gambo del lamo, due o tre giri morbidi, controllino, ci aiutiamo un attimino con le dita a distribuirlo bene. Ne manca un po', e lo andremo ad aggiungere. Fissiamo, tagliamo l'eccedenza. Si può fare ad esempio lo streamer che vi ho fatto vedere prima, questo ad esempio l'ho fatto non utilizzando il crafur, solo backtail, long aerographic, backtail, long aerographic, backtail in testa, poi backtail, long aerographic, qualche fibra di angel air e infine poi in testa ho messo il dubbing. Praticamente è lo stesso procedimento che faremo anche di qua, solo che qui in più utilizziamo anche il crafur. Ok, ora andiamo a mettere la long air, in questo caso per stare nella tonalità color bronze chopper. Facciamo qualche giro portandoci verso metà gambo. Durante l'avvolgimento tengo pettinate le fibre. Fissiamo, togliamo l'eccedenza e andremo a utilizzare poi dopo ancora. Ora siamo arrivati a metà gambo, creeremo la seconda sezione. Una pettinatina giusto per togliere le fibre che eventualmente si siano andate a bloccare sotto. Ora andremo a fare la seconda sezione di backtail. Sempre poco materiale. Aperto il nostro ciuffo, andiamo a pulire dal sottopelo, pareggiamo un po' le puntine, appoggiamo stando attenti a non oltrepassare, restare più o meno un terzo indietro rispetto alle punte precedenti. Questo che andiamo a mettere ora servirà come rinforzo per la sezione successiva. Controlliamo che sia bene qui distribuito, tiriamo, blocchiamo e tagliamo l'eccedenza. Come vedete uso poco materiale, cerco di distribuirlo meglio possibile e far sì che le fibre si aprano mantenendo poi una volta bagnata una forma conica. Ora andremo a mettere qualche filo di angel air. Mette su un paio sottili, appoggiamo,
due o tre giri, ribaltiamo e blocchiamo. Se c'è qualche filo troppo lungo, lo tagliamo e allora, e ora ci portiamo a ridosso del piombo, per creare la terza sezione. Nuovamente il nostro backtail, che andremo sempre a pulire dal sottopelo, regge un po' le puntine, stando sempre indietro rispetto alle punte iniziali di circa un terzo. 1, 2, 3 giri, 4, controllo che si sia ben equidistribuito su tutto il gambo, tiro e vado a bloccare. Dato che siamo vicini al piombo, vado a pulire con una forbicina le punte un po' più fini. Qui ci vuole un attimino di pazienza, tagliare piccole porzioni di materiale alla volta in modo da riuscire a pulire bene la parte tra il filo e il piombo. Si è incastrato il pezzettino, ok, via. Perfetto. Ora andremo a mettere ancora una porzione di craffur. Questa stiamo circa appena oltre la lunghezza della metà del gambo, stando attenti a non superare mai, stando dietro circa un terzo sempre dalle prime. Controlliamo che sia ben equidistribuita, altrimenti andiamo ad aggiungere una porzioncina per completare. Come prima andiamo a pulire, e andiamo a bloccare per bene. Ora andremo a concludere la parte della testa. Volendo si possono mettere anche degli elastici, altrimenti si può concludere sempre utilizzando un po' di luce. In questo caso possiamo utilizzare ancora la long hair. Pettiniamo sempre le fibre verso la codina, diciamo. Ok, 3-4 giri, andiamo a bloccare e tagliare l'eccedenza. Blocchiamo bene col filo, diamo una pettinata per togliere le fibre che eventualmente si sono bloccate durante l'avvolgimento. E volendo, già qua il nostro streamer potrebbe essere concluso. A me piace comunque dare un bel contrasto e piace molto abbinare l'arancio al brown, come abbiamo fatto anche qua nella codina, che l'abbiamo colorata. Andrò a prendere del dubbing a filamenti corti
questo caso è un fluo hot orange, lo vado a pettinare con le mani e lo vado poi, mettiamo una mollettina, e lo vado poi a posizionare sul nostro streamer, un paio di giri morbidi, controllino che sia bene qui distribuito, altrimenti ne andremo ad aggiungere una porzione dove manca. Ok, 1, 2, 3 giri. Ora andremo a ribaltarlo, lo apriamo bene, lo apriamo a ventaglio, lo ribaltiamo. In questo caso viene molto utile aver messo il gommino, perché spesso e volentieri ci prenderemo nella punta. Con un movimento secco portiamo avanti il filo e andiamo a concludere con i nodi di chiusura. Il nostro jig streamer paddle tail è finito. Diamo una pettinata con la spazzolina per togliere le fibre in eccesso del dubbing. Il nostro streamer è finito. La morbidezza della coda, e una volta che si bagna diventa ancora più morbida e lavorerà ancora di più. In questo caso la parte posteriore paddle è incollata, la colla fa irrigidire la parte che farà poi sbandare la codina. Eccoci qua il nostro steamer, una volta in acqua prenderà la forma del pesciolino. Vediamo le luci, carichiamo. I nostri occhietti luminescenti. E il nostro jig streamer, paddle tail, è pronto per andare in pesca. Buon divertimento!